Amici ed amiche, ciao! Allora, stare bene, tenersi in forma e diventare più belli di quello che già siamo, ovviamente è una cosa che piace tanto e piace a tutti, però si sa, ci vuole costanza, pazienza, determinazione, motivazione e soprattutto per quanto riguarda l'allenamento è fondamentale avere una persona che ci segue in questo magnifico percorso e soprattutto ci dica come fare gli esercizi per bene, senza affaticare il nostro corpo. Io infatti oggi, per scoprire i magici segreti del mondo dell'allenamento, sono con Sara, ossia Postura da Paura, una personal trainer che nel periodo, diciamo, della pandemia in cui tutte le palestre purtroppo sono state chiuse, ha trovato una soluzione molto rapida ed efficace per poter continuare ad allenare tutti i suoi allievi e tutte le sue allieve. Come? Con le dirette e soprattutto con i corsi online. Ragazzi, andiamo ad intervistarla, io poi tra l'altro mi sa che forse mi allenerò e ovviamente voi verrete con me. Allora, innanzitutto iniziamo l'intervista, io sono già in sbattimento perché non so come mi devo mettere, Sara, quindi cosa faccio? Devo incrociare le gambe, sono dritta? Comoda. Vado comoda. Tranquilla, ok, allora mi metto così. Vai. Perché tutto questo sbattimento oggi? Perché sono con Sara, nome diciamo conosciuta di più come Postura da Paura. Sì. Ma in realtà uno pensa a questa cosa e si immagina di trovarsi davanti un soldatino con una bacchetta che dice no, schiena dritta, in realtà tu sei la persona più easy del mondo. Assolutamente, ma perché la postura è una fotografia di come sta il nostro corpo oggi, in questo momento, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista emotivo. Okay. Perciò in realtà imporsi una posizione eccessivamente rigida, eccessivamente controllata, non ci farà ottenere una migliore postura, semplicemente sarà un'imposizione che noi offriamo al nostro corpo, ma che non cambia lo stato di salute del corpo stesso. Ok, quindi diciamo che è una cosa che deve essere anche un po' personale. Assolutamente. Certo, diciamo schiena dritta, petto in fuori, un po' quello che ci dicono da piccoli, soprattutto perché sui banchi o comunque anche a lavoro si tende di solito ad ingobbirsi, quindi ogni tot ti devi raddrizzare, ma come in generale nella vita. Brava, okay? Esatto. Mi sento un po' anche filosofa. Rialzarsi, esatto. Sempre. Parlando di postura, però, diciamo che tu non ti occupi solamente di quello. In cosa consiste esattamente il tuo lavoro? Allora, diciamo che la postura rientra nel mio lavoro in quanto per eseguire degli esercizi senza esporsi a degli infortuni è necessario mantenere una postura adeguata. Ma relativamente all'esercizio, no? Unendo la biomeccanica dell'esercizio e la biomeccanica del corpo. Perciò in realtà io mi occupo principalmente di allenamento okay. Ben eseguito, ben pensato, anche strutturato in un certo modo all'interno della seduta di allenamento e quando necessario associo all'allenamento la massoterapia, sia fatta da professionisti, quando chiaramente c'è una situazione più problematica, no? Un infortunio, sia autoindotta, cioè io faccio sempre fare a fine allenamento un automassaggio perché aiuta svariate cose, quindi e questa è una cosa devo dire che piace tanto. La domanda fatidica a cui tu mi devi rispondere con degli esercizi è: come si fa ad avere una postura da paura? Allora, la postura da paura si ottiene allenandosi, in particolar modo allenando le proprie carenze, no? I propri punti deboli, oppure rinforzando i propri punti forti, qualora appunto non siano i punti forti sbagliati o comunque poco utili. Oggi nello specifico vediamo come utilizzare al meglio il bacino e i glutei durante lo squat, perché soprattutto chi viene dalla danza e quindi ha una struttura un po' più mobile, fa fatica a stabilizzare il bacino. Ok. Perciò vediamo come poterlo fare e quindi come poter ottenere uno squat più efficace e performante. Va bene, cosa devo fare? Andiamo a terra, iniziamo a terra. Sdraiata? Pancia in su, gambe piegate. Pancia in su, gambe piegate.
Tu come ti sei approcciata al mondo dell'allenamento e soprattutto che cosa ha fatto sì che tu piacessi così tanto in quello che stai facendo? Allora, bella domanda questa. Intanto anch'io vengo dalla danza, come te, ho fatto un sacco di anni di danza. Bene, diciamolo perché vengo spesso presa in giro perché dico sempre in qualsiasi occasione che ho fatto 13 anni di danza, scusa, ma lo ribadisco anche in questa occasione. Va sottolineato, certo. Danza, grande insegnamento di vita. Esatto, che ti aiuta, fin da piccola postura. Ti dicono, con la danza ti aiuta tantissimo con la postura. Esatto, allora io vengo dalla danza, ho fatto danza a livelli professionali fino ai 21 anni, poi ho subito un infortunio e mi sono allontanata dalla danza. Durante la riabilitazione ho conosciuto dei fisioterapisti molto appassionati che mi hanno fatto a mia volta appassionare di questa materia. Ok. E così ho applicato a tutto ciò che è la scienza, diciamo, la letteratura relativa al corpo umano, tutta la mia esperienza pregressa nella danza, che come sai è un bagaglio enorme. Sì, incredibile. E quindi questo è sicuramente il primo punto, cioè il fatto che dia tanta importanza alla percezione del corpo e a come una persona vive il movimento non solo dal punto di vista puramente fisico, ma anche dal punto di vista emotivo, no? Cioè sì. Come ti fa sentire un movimento. Da questa posizione, tenendo buone tutte le cose, tutte quindi, le indicazioni. Scapole, braccio, mano, tutto quanto. Esatto, senza ruotare la schiena. Contraiamo i glutei e stacchiamo il bacino da terra, andiamo in posizione di ponte. 3, 2, 1, quindi spalle, testa spalla, baby 1, 2, 3. Brava, non sono aperte queste spalle. Scusa. Schiaccia bene con le scapole sul tappetino. Ok. Brava, contrai i glutei e stacco. Immagina proprio, oh, guarda qui che fatica, questa è una bella fatica. Tutta salute, Annie. E riscendo. L'altra cosa che sicuramente fa sì che la gente si appassioni al mio lavoro è che sono una persona normale. Cioè, quello che tante persone mi dicono è quando ti ho vista la prima volta mi è sembrato che potessi farlo anch'io, no? Io all'inizio facevo le dirette in casa mia a Mantova col gatto che passava, la bambina che mi veniva a dire che aveva fame, mia nonna che mi diceva Nani non far tutta quella fatica. Certo. E quindi una situazione che veramente tutte le persone, soprattutto in questo stato un pochino di chiusura, hanno vissuto. E quindi un po' la mia sicuramente professionalità incide, ma tanto il fatto che sia una persona estremamente normale, non fissata, con un fisico normale. Facciamo i seri. Bene, change, sotto avanti l'altra gamba. Ci sono dei veli tra noi, battete le mani venti. Su, le mani. Però quest'anno io ho visto veramente su Instagram, tra banana bread e allenamenti, durante questi lockdown ormai infiniti ed indefiniti, cioè praticamente uno ogni mezz'ora. Mi ricordo durante il primo lockdown le dirette di allenamento erano veramente una marea. E quindi tu che io l'ho vissuto da persona che si allenava a casa e poi parleremo anche dell'allenamento a casa e di come fare a trovare la motivazione. Tu che lo vivi da personal trainer, com'è stato questo cambio di allenamento solo a distanza e tu come ti sei organizzata? Guarda, prima della quarantena io non avevo mai fatto una lezione in diretta, mai. Eppure credo di essere stata la prima in Italia a proporre le lezioni in diretta. Che proprio il giorno in cui hanno annunciato la chiusura della Lombardia, la mia palestra ormai era chiusa. Certo. E c'erano tutte queste persone che non sapevano come allenarsi. Io mi sarei dovuta allenare e sono sincera, da sola forse non l'avrei fatto. Allora ho detto... Va bene, mi metto a servizio delle persone, proviamo ad allenarci insieme. Per la parte di attivazione ci serve una palla. Se non avete una palla va benissimo utilizzare un cuscino. Gambe in alto, allungo dietro. Metto la palla tra le ginocchia, stringo, divarico. Mentre divarico allungo dietro. E 10. Benissimo. Ci portiamo su un fianco. Continuo a premere con gli addominali, la gamba sotto si stacca e si rialza. Benissimo, terminata l'attivazione, passiamo alla fase centrale. Ho fatto questa prima diretta
un successo pazzesco. Io ero emozionatissima, non sapevo, perché è strano, no? Tu ti muovi, dai un sacco di spiegazioni, dall'altra parte non vedi nessuno, è solo questo schermo. Un conto è parlare e spiegarti, un altro conto è interpretare un movimento, cercare di essere anche un po' presentabile, una fonte, brava. Poi di intrattenimento, no? Certo. Tu hai fatto animazione, anch'io ho fatto un po' di animazione. Secondo me nell'allenamento una parte di animazione deve essere presente, sennò diventa una noia. E quindi per me è stato sicuramente difficile. Tuttavia è stato super apprezzato, veramente incredibile la risposta che ho avuto in pochissimo tempo. Tu pensa che ho iniziato la quarantena che avevo 40.000 follower, sì. Finita la quarantena ne avevo 95.000. Wow! Cioè, veramente un'esplosione. Senza comprarli, quindi una roba incredibile al giorno d'oggi, complimenti! Una cosa incredibile. E la cosa più bella che mi è capitata è che la gente mi scriveva che io li rallegravo le giornate, che grazie a me loro riuscivano a tenersi in movimento e a stare meglio, a vivere con più serenità una situazione d'angoscia, perciò al di là dell'aspetto proprio più legato all'allenamento, no? Al movimento, c'è stata tutta questa componente emotiva che ha aiutato sicuramente tante persone e tanto anche me. Ma in palestra invece sgridi? Guarda, ti devo dire poco, non sono una grande bacchettona. Bene, squat. Setup di partenza, come abbiamo fatto all'inizio per la posizione a terra. Ok. Piedi larghezza fianchi o larghezza spalle. Pausa. Non mi piace fare la motivatrice. Per me se vieni qua e ti vuoi allenare, bene. Io se no. Se no, stai a casa, io sono felice uguale. Non sono una persona che sta lì a dirti dai Annie, ancora uno, dai ce la puoi fare. No. La motivazione secondo me è una grandissima trappola e soprattutto non può venire da fuori. O ce l'hai te e vuoi spingere te, ecco. Non può essere un'altra persona che può, diciamo, infondere la motivazione. Tu in realtà invece, tu su di te, hai, diciamo, i tuoi buddies, quali sono? Reali o putativi, i tuoi mentori, chi ti sostiene, a chi ti ispiri? Diciamo, a parte trovare la forza nella community durante le dirette. Il resto, proprio tuo? Allora, io sono una persona molto semplice e la mia vera forza è la mia famiglia. Ci sarà, sembrerà una frase fatta. Un po' da reality, però va bene così. Un po' da reality, però beh, oggettivamente vero, però, è così. Guarda, certo. Il mio principale sostegno è nella mia famiglia. È mio padre, mia madre, mia sorella, poi ho una bimba. Sono sicuramente le persone che sono sempre pronte a sostenermi. Mia madre guarda tutte le mie storie, fa troppo ridere, perché ovviamente è nella classe del 60 lei, perciò non ha proprio una grande affinità con i social. Guarda, capisco bene, perché anche mia mamma è proprio, vedo un cerchiolino sulle storie. Brava, siamo brava. A quel livello lì. E quindi non è proprio semplice spiegare a lei cosa sono tutte le dinamiche di Instagram e dei social in generale, però sì, la mia famiglia è la mia forza, è veramente ciò che mi spinge a fare meglio. Immaginiamo di schiacciare a terra l'alluce e il primo metatarso, il mignolo e il quinto metatarso, perciò alluce mignolo, apro bene, schiaccio a terra, calcagno. Ok, senti tutti e tre questi punti? Sì, li sento. Bene, regia, allora sposta il peso sulla parte esterna del piede senza perdere l'alluce. Ti vedo che stai staccando l'alluce. Ma no! A te è mai capitato di trovarti davanti delle persone che ti dicano pronto, questa è la foto di riferimento, io vorrei diventare così? Allora, guarda. Ti devo dire che a me poche, perché la mia comunicazione è molto chiara. Quindi. Perciò non c'è pericolo, certo, non vengono da me a chiedere certo. queste cose. Tuttavia capisco che la spinta di avere un corpo esteticamente che ci piace, che ci fa sentire più a nostro agio, è una spinta potente. E se tu trovi in quella spinta il tuo motore, il tuo fuoco, va bene, non sta a me giudicare. Certo. Ma è necessario, cioè secondo me è importante che un trainer metta la persona che si rivolge a lui nelle condizioni di comprendere quali sono le effettive potenzialità del suo corpo e ciò che invece è proprio lontano dalla sua genetica, perché amici, alla genetica non si comanda, no. Cioè quello è il tuo assetto, sono anni di storia che la tua famiglia ha costruito questo assetto genetico
non è che arrivi tu e con una foto su Instagram. Guarda, cioè, puoi impegnarti, sicuramente puoi spostarti da dove sei e avvicinarti ad un'immagine che ti assomiglia un po' di più, sì. Ma cambiare i connotati è come dire ho gli occhi verdi, li voglio azzurri, insomma è una cosa che non si può fare. No. Questo è importante che il trainer ti dica ok, possiamo realisticamente ottenere questo, questo no, questo certo. Fa la chirurgia. Le persone questa cosa non ce l'hanno presente, non riescono a capire che è meglio mettere delle piccole aggiunte, sì. Cioè aggiungere un 5% a quello che stai facendo oggi, anziché imporsi dei programmi eroici e non rispettarli. Cioè quello che fa la differenza alla fine dei conti è solo la costanza. Sì. Se tu riesci a mettere in fila quelle azioni per un tempo sufficiente, avrai creato un'abitudine positiva sia per la tua salute e di conseguenza per la tua estetica. Cioè l'estetica è una conseguenza di uno stato di salute ottimale, è una piacevole conseguenza. Creo spazio tra le anche e le coste e da qui la zona della schiena non si muove più. Lo squat è un esercizio in cui l'anca è il motore. Immagino di prendere una bastonata sotto le anche. L'anca è il nostro perno. Bastonata, bacino indietro, spalle avanti. Brava, tieni il petto aperto, ferma lì. Ora schiaccia quei tre punti del piede, sì. Contrai i glutei, tieni il petto alto, pancia forte e risalgo. Tu dicevi ci vuole allenamento anche per stare seduti 10 ore. E io quello che sento sempre, ma che io stessa dico ora non faccio più per un lavoro di ufficio, però quando lavoravo in ufficio la parola chiave era sono tutto incriccato. Cioè, che poi è un termine che cosa vuol dire non si sa, cioè l'incriccamento che cos'è, una roba ma che... Ma credo che ormai sia entrato nel nostro gergo. Sono tutto incriccato perché sto sempre capiamo, così. Se... Io mi rendevo conto che quando stavo al computer non ero mai rilassata, vuoi per il nervoso, le mail, le cose, assumevo un po' questo, sembrava un gargoyle. Uh-huh. Questa cosa era solo mia o perlomeno la parola sono tutto incriccato, il problema della gente che si sente incriccata c'è ancora o... Pieno. Ancora di più ora con lo smart working, perché a casa abbiamo anche meno presidi indicati per, sì, per lo lavori smart dal work. Tappeto, dal divano, con le gambe in su, sdraiato, esatto. Quindi ce n'è di ogni. Esattamente, perciò sicuramente questa cosa aumenta esponenzialmente e ripeto, bisognerebbe essere allenati per star seduti tutto il tempo. Tu pensa che il maggior peso che i nostri dischi devono sostenere è proprio quando ci troviamo seduti con le curve un po' perse, no? Senza mantenere la nostra lordosi fisiologica. Quando ci troviamo in questa posizione, sul quinto disco lombare, il peso tipo quadruplica. Perciò bisognerebbe essere allenati per mantenere quella posizione, bisognerebbe avere comunque dei muscoli forti e flessibili allo stesso tempo, non eccessivamente rigidi, che ci permettono di mantenere questa posizione in maniera agevole, perché se io qui faccio fatica zero, il mio sistema posturale sarà più portato a farmi stare in questa posizione e qua io riesco a scaricare bene tutto diciamo l'attività e la forza di gravità a terra. Ma se io qui faccio un sacco di fatica, il mio corpo si irrigidirà per mantenere questa posizione, claro. E la conseguenza è ovviamente negativa. Brava, senti bene i piedi, non è importante che scendi tanto. Ginocchia, contrai i glutei, addome forte, Cato. Contrai i glutei e spingi su. Molto meglio. Hai visto che non molto ho fatto meglio. La rotazione? Brava, brava, ottimo lavoro. Facciamo l'ultimo per vedere se hai proprio capito. Ok, allora qua è tutto giù. Bravissima. Ferma lì, contraggo, pensa tantissimo al gluteo, è il gluteo che ti porta su. Oh, brava Annie, ottimo lavoro. Grazie, grazie mille. Che fatica. Ma nel futuro della nostra postura da paura cosa c'è della nostra Sara? Allora, un sacco di cose in realtà. Tante dirette sicuramente. Sì, anche se un po' meno dirette, perché secondo me alcuni video registrati danno maggiori possibilità alle persone che sono a casa di imparare. La diretta invece è più importante quando una persona si deve motivare o deve conoscerti, perciò ogni tanto certo. Sì, ma secondo me senza esagerare. Quindi tu registri anche dei video, diciamo dei pacchetti video. Brava.
che una persona vede a casa e può anche mandarsi avanti e indietro come vuole, esatto, in modo da rivedere l'esercizio e capire magari dove ha sbagliato, insomma. Spiego tantissimo in questi video, perciò una persona può veramente o mandare avanti se già conosce la spiegazione o ascoltarsela bene e ripeterla. Adesso in particolare stiamo montando, creando un progetto per gli uomini, fatto dai miei collaboratori uomini, bravissimi. Uomini per uomini, così riconoscono meglio, anche, conoscono meglio il fisico e anche un po' le esigenze, no? Sì, e poi un pochino più intensi, perché è giusto che, insomma, l'allenamento da uomo è un po' diverso dall'allenamento, certo, da donna. E poi un programma invece per le donne incinta e le donne dopo la gravidanza. Necessario, in Italia non c'è niente di materiale video registrato, e la cosa bellissima della quale sono super fiera è che è un insieme di tanti professionisti, perciò non ci sono solo io che alleno, ma c'è la pediatra che dà dei consigli per il bimbo, c'è il ginecologo che spiega com'è stato il parto, c'è la logopedista che insegna come fare i primi tagli per lo svezzamento, soprattutto il tutto orientato alla mamma e non solo al bambino. Benissimo, chi se la sente unisce le gambe e le porta dietro, ripiego e scendo lentamente, ci giriamo sul fianco e siamo pronti ad affrontare questa nuova giornata o questa nuova serata a seconda del momento nel quale vi allenate. Ciao ciao, buona giornata! Ah, ma vi posso dire che mi sento già più tonica, sportiva, sono carica di endorfine e di buoni propositi, ve lo posso dire? Spero onestamente di aver passato questa voglia di sport anche a voi, cari amici, e mi sono ricomposta e sono tornata alla Annie di sempre solo per ricordarvi di non perdervi nessuno, e dico nessuno, dei prossimi episodi e ovviamente di iscrivervi al canale di Buddybank su YouTube. Ciao!